Ciao ragazze, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono Marina e voi siete sul canale Rasumashka Beauty, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è il terzo appuntamento con Sara del canale Sara Cosmesi, abbiamo già iniziato questa rubrica 2-3 mesetti fa, dove parliamo dei 10 brand, 10 prodotti top. Abbiamo cominciato con il range di prodotti drugstore, siamo passati ai prodotti bio e oggi parliamo di prodotti da farmacia che sono super interessanti, ci sono veramente delle chicche, lo scoprirete tra pochissimo. Intanto vorrei ringraziare tantissimo Sara, salutarla, mandare un bacio, ringraziarla per questa collaborazione perché mi diverto sempre un sacco a riprodurla. Se non dovesse ancora conoscere Sara, qua vi lascio il link al suo canale e nell'info box troverete il link al suo profilo Instagram, che tra l'altro è molto carino, e al video gemello al mio, così scoprirete anche le sue chicche. Se arrivate dal canale di Sara, non posso che darvi il benvenuto e spero che questo video vi piaccia e che eventualmente possiate iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, perché così sicuramente mi aiuterete a crescere. Niente, cominciamo subito, parliamo dei 10 brand, 10 prodotti top farmacia. Bene, cominciamo da questo brand che è famosissimo e che a me personalmente piace tanto, Roche-Posay. È un brand francese, vi stavo già facendo vedere il prodotto preferito, no, vabbè. E, intanto parlando del brand, è un brand francese, da quello che so, non ho guardato bene la storia del brand, però parlando dei prodotti, dei loro best seller, sicuramente loro fanno delle creme viso, creme corpo molto basiche, senza profumo, che sono adatte alle persone con delle allergie, con delle intolleranze ai profumi, e i loro pack sono molto belli, ovviamente qua come sempre vi metto delle fotine. Sono molto belli, basici, bianchi, per esempio la loro linea, la vitamina B5, l'ho apprezzata tantissimo. I loro prodotti specifici per la rosacea, specifici per le cicatrici, per rimarginare le cicatrici, sono veramente ottimi. Ho provato diversi prodotti del loro range, mi sono sempre piaciuti anche in campioncino, ma il prodotto che io riacquisto sempre, che per me è il top di La Roche-Posay, è Effaclar Duo. È una crema che viene utilizzata proprio per le imperfezioni all'acido salicilico all'interno, che aiuta tantissimo a calmare la pelle. Sapete quando ci sono quei giorni? Io ho fatto un post su Instagram, tra l'altro se non mi seguite su Instagram mi chiamo sempre Rasumashka Beauty, seguitemi perché i contenuti che ci sono su Instagram non sempre sono collegati a YouTube e ci sono alcune chicche durante la giornata che mi piace comunicarvi. Niente, dopo questo breve excursus su Instagram, vi ho fatto vedere i prodotti che io di solito utilizzo per quei giorni. No, no, sapete quando proprio, non so, ci sono dei brufoli, delle imperfezioni, la pelle è troppo oleosa, butta fuori di tutto, non lo so, insomma, quei giorni no. Bene, in quei giorni vi ho menzionato anche lei, Effaclar Duo, assolutamente è una crema ottima, che ho utilizzato proprio 2 o 3 giorni fa perché se avete visto il mio video sull'acne, ve lo lascio qua, utilizzo la crema l'acido azelaico di The Ordinary, però quella è diciamo per l'uso giornaliero, magari alternato un giorno sì, un giorno no. Questa qua è proprio per quei giorni quando avete davvero bisogno di aiutare la vostra pelle. Vi assicuro che in una notte vi fa passare le imperfezioni, nel senso che ve le attenua e vi secca ovviamente un pochettino la pelle, non potete usarla tutti i giorni, quello no, però è curativa. E veramente io senza questa non potrei stare. La porto anche in un pottino in vacanza quando ho dei brufolini, non so, quando mi scoppia il delirio sulla pelle, soprattutto qua sulle guance, applico lei e mi piace tantissimo. Quindi questo per me è il top, è una garanzia. Sarà quinto, sesto tubettino che compro. Di solito l'acquisto su Notino, però si trova ovviamente in farmacia. Poi passiamo a tutti gli altri brand perché non sempre ho i prodotti fisicamente, però mi piace parlarvene perché comunque li ho provati durante la mia vita, insomma durante la mia esperienza cosmetica e vi faccio vedere sempre la foto. Parliamo di Caudalie, sempre un brand francese, tra l'altro ci sono talmente tanti brand francesi in farmacia che insomma sono praticamente tutti francesi. Caudalie è un brand ottimo, ottimo, c'è il siero illuminante da applicare prima del solare che è Vino Perfect, comunque tutti il loro principio attivo è proprio l'uva e sulla mia pelle ha dei grandi benefici, a me proprio piacciono i loro prodotti, mi è piaciuta moltissimo anche la loro crema nella confezione rosa, crema sorbetto idratante, leggerissima ma piacevolissima. Però il prodotto che mi aveva convinto di più, soprattutto quando avevo cominciato ad avvicinarmi un pochettino al mondo degli acidi, insomma dell'esfoliazione settimanale così, avevo provato la loro maschera, l'acido glicolico, da applicare una volta a settimana per 10 minuti. Per
Vi dico la verità, mi è piaciuta tantissimo, il prezzo è un pochettino altino, diciamo che per tutti i prodotti Caudalie, avevo provato anche la crema mani, sì, anche la crema mani, per tutti i prodotti di Caudalie il prezzo è un po' altino, però ne vale la pena, vi dico la verità, la qualità si vede e si sente anche sulla pelle. E quindi quella maschera lì è l'acido glicolico, perché poi ce n'è anche un'altra, l'argilla, insomma è tutta una linea delle maschere, costata sui 20 euro, però mi è durata veramente un'infinità di tempo perché l'applicavo una volta a settimana e mi aveva aiutato moltissimo ad avvicinarmi un po' di più all'acido glicolico, piuttosto che all'acido salicilico, quindi a dare il primo, a farmi fare il primo passo verso l'esfoliazione corretta. Quindi io ve la consiglio perché all'interno ha anche gli ingredienti un po' emollienti, quindi non è solo il siero che applicate che va subito ad agire molto, in modo molto forte, no? Sulla pelle, no. Quella maschera lì ha una componente che va a smorzare anche questo effetto seccante degli acidi. Quindi se volete avvicinarvi un pochettino all'esfoliazione chimica, provate quella maschera lì perché è ottima. Quando parliamo di brand da farmacia, come possiamo non parlare di Phyto? Io adoro Phyto, è il mio brand per i capelli. Azzarderei anche dire preferito, perché per adesso non ho un brand proprio che dico mamma mia, quando uso questi prodotti i miei capelli sono stupendi. Phyto però fa un bellissimo lavoro e ci sono veramente tanti prodotti che mi piacciono di Phyto. Allora, intanto loro vitamine le ho prese per anni, le ho sempre riprese perché poi c'erano sempre le offerte, due confezioni per uno, per il prezzo di una, quindi sui 30 euro vi durava per 3 mesi il ciclo, diciamo, le due confezioni vi duravano. Poi lo shampoo, anche gli shampoo sono molto buoni, shampoo e base, ma anche a livello dell'inci, proprio ci sono dei principi attivi all'interno, almeno so perché pago 15 euro o 16 euro di shampoo. Insomma, a me piace Marco e Phyto, mi piace moltissimo. Poi lo spray protezione solare per i capelli mi era piaciuto molto, no, lo shampoo vi dicevo, quello body shampoo, no, quello che dà, quello specifico per i capelli sottili, che dà una specie di corpo ai capelli, no, li inspessisce ovviamente, una cosa temporanea, una cosa dopo lavaggio magari vi fa un po' di volume sui capelli, però faceva, cioè i capelli sembravano di più, non so cosa facesse quello shampoo lì, però a me piaceva tanto, tra l'altro lo devo riprendere, ora che vi sto parlando, cioè così mi è venuto in mente che lo dovrei riprendere. Però il prodotto assolutamente top che devo ricomprare, non lo trovo più su Notino ma perché ha cambiato anche la confezione e ho paura di sbagliare, non vorrei sbagliarmi, è stato lo spray riparatore per i capelli dopo lo spray prima della piega, insomma è lo spray, il balsamo spray che applicate dopo aver tamponato i capelli. Come mi faceva venire qui i capelli quel prodotto lì? Era una specie di latte che dovevate shakerare, era comunque bianco il prodotto, ve lo spruzzavate sui capelli neanche troppo, cioè bellissimi, setosi, rimanevano in piega per più giorni, non vi appesantiva i capelli, ve li rendeva più corposi, bellissimo. Io assolutamente lo devo ricomprare perché secondo me ha cambiato la confezione, ovviamente come sempre vi lascio sotto nell'info box il link per acquistare questo prodotto, vi lascio qua la foto perché la confezione era bianca trasparente, però adesso è cambiata perché era rotonda, sì era cilindrica, ma adesso è diventata secondo me quadrata, non lo so, devo ancora vedere, però assolutamente quello spray lo devo ricomprare perché è ottimo. Rouge, il marchio che vedo spesso, penso anche voi, in farmacia. Non mi ci soffermo mai, però una volta ho sentito da una ragazza su YouTube, ormai non mi ricordo più chi, ma anni fa, che consigliava il mascara Eva di questo produttore, Rouge. Ho provato anche la matita, ma anche l'acqua micellare, ni. Il mascara Eva, che costa 3-4 euro, è un ottimo mascara. Ora, non ve l'ho inserito nei miei 10 mascara preferiti, vi linko qua il video se non l'aveste ancora visto, però mi ricordo che l'effetto era molto bello, aveva sempre lo scovolino, quello a 8, no? A segno d'infinito, molto molto buono, cioè a me almeno piace moltissimo come scovolino, dava un bel effetto per 4 euro di mascara, era ottimo, avevo provato sia quello in confezione oro che quello in confezione nera e mi erano piaciuti entrambi. Anzi, visto che vi ho fatto il video, quasi quasi lo ricomprerò per provarlo, quando mi servirà il mascara ovviamente. E davvero, mi ha incuriosito tantissimo e mi è piaciuto, ovviamente grazie anche alla ragazza che l'aveva suggerito qua su YouTube, non mi ricordo, mi dispiace, non mi ricordo più chi fosse, e veramente è stata una bellissima scoperta di questo marchio e quasi quasi magari potrei guardare, se conoscete questo marchio, se sapete
se conoscete delle chicche, ma in generale per tutti questi marchi, però Rouge magari lo conosco un po' meno. Se conoscete delle chicche, dei prodotti interessanti, fatemelo sapere qua nei commenti, perché io assolutamente mi faccio proprio la mia lista, i miei screenshot con i vostri commenti, come faccio sempre. E arriviamo all'altro marchio francese, Nuxe. Nuxe intanto ha una fascia di prezzo abbastanza altina, un po' come Caudalie. I prezzi sono alti. Ho provato la loro crema corpo, il loro bagno schiuma al miele idratante, che era buonissimo, però il prezzo era un po' alto effettivamente. Il loro burro cacao, il loro balsamo labbra, quello notturno, quello famosissimo al miele, no, insomma, secondo me lì non l'ho apprezzato perché non ho particolari esigenze, in senso, a me basta un burro cacao normalissimo, non ho neanche delle labbra molto carnose, quindi non soffrono così tanto di vento, caldo, eccetera, il burro cacao normale mi va bene, quello costa anche un po', quindi l'ho provato per curiosità mia, però sì, non lo ricomprerei. Quello che invece ho ricomprato 2-3 volte, adesso un po' l'ho messo da parte, ma per tutto, insomma, per il concept, per il pack, per il profumo, per, secondo me è buonissimo, è il loro Huile Prodigieuse, perché cioè, è una coccola. L'avevo provato, l'avevo trovato in campioncino, in una rivista, perché io anni fa proprio correvo dietro a questi campioncini, no? Era la rivista con un campioncino, con una mini taglia, vai! Adesso no, ho smesso, grazie a Dio. E ho trovato questa mini taglia, era bellissima, di questo Huile Prodigieuse, era carinissima e mi è piaciuto tanto. Soprattutto mi piace anche la versione con i brillantini d'estate, è una coccola se volete fare un regalo, soprattutto per qualcuno che compie gli anni in estate, comprategli Huile Prodigieuse, un ragazzo ovviamente, perché apprezzerà, perché è una di quelle cose, io di solito faccio così, io quando faccio i regali alle mie amiche, ai miei amici, cerco di comprare, familiari, insomma le persone a cui tengo, cerco di comprare sempre qualcosa, una cosa per la quale la persona, una cosa, un'esperienza, insomma un regalo, per la quale la persona non spenderebbe quei soldi. Mi spiego. Io, per esempio, mi piacerebbe tantissimo provare il lucida labbra e il gloss di Fenty Beauty, però non lo comprerò mai, di mio, perché 30 euro o 25, super giù. Sono un po' tanti. Se qualcuno, cioè, penso a qualcuno che mi sente, dei miei amici, e dice: ah cavolo, però potrei regalarle quello o quel budget, piuttosto che regalarle, che ne so, 5 bagnoschiuma, se sono anche 5, tanti, durerà del tempo, però lei da sola se lo può comprare, le regalo questo gloss che apprezzerà, perché da sola magari non vuole spendere quei soldi per un lucida labbra. Io ragiono nello stesso modo per tutte le persone a cui faccio i regali, quindi per me, non lo so, ovviamente bisogna anche conoscere un po' le preferenze di una persona, quello sicuramente, però preferisco spendere un pochettino di più, però sapere che quella persona apprezzerà il regalo e sapere che lei magari da sola non l'avrebbe comprato per le sue varie ragioni, perché costa tanto, perché non è utile, proprio nella quotidianità, però è quello sfizio che fa piacere, Huile Prodigieuse. È uno sfizio, non è necessario, ci sono sicuramente degli oli di mandorle dolci, 5 litri, su internet le trovate, lo so, però avere quella boccettina, avere quel profumo, sapere che qualcuno te l'ha regalato pensando a te, è bello, secondo me è bello. E quindi così, giusto per un piccolo excursus anche sui regali, voi come vi fate i regali? Cosa? Io di solito, vi dico la verità, ho anche dietro l'agenda, oppure sul cellulare mi segno anche quando parlo con una persona, sempre persona a cui tengo particolarmente, mi segno durante l'anno, prima magari del compleanno, di Natale, mi segno delle cose che a loro scappa, insomma, durante l'anno, da dire, non so, ah guarda, ma sai che mi piace questa cosa qua, questo libro, questo pezzo di arredamento, questo suppellettile, me lo segno, quando arriva il momento del regalo, se so che la persona l'ha già comprato, glielo compro. E di solito sì, ho questa piccola lista per ogni persona a cui tengo, a cui faccio i regali tutti gli anni. Poi arriviamo al brand di cui io vi parlo sempre, ed è un brand che diciamo è arrivato nelle farmacie italiane, farmacie, da poco, un brand americano, che nelle farmacie americane lo trovate dappertutto, un brand economico che però è validissimo. Ed è CeraVe. Vi ho portato i prodotti che attualmente ho di questo brand, e quindi la lozione per corpo e viso, che utilizzo dopo soprattutto i peeling chimici per ripristinare un attimino il film idrolipidico della pelle, e la crema corpo di CeraVe, anche questa ormai è a buon punto, sì, è quasi a metà.
Però non sono questi i prodotti che io preferisco. Intanto CeraVe ha delle linee, anche dei solari molto, molto buoni, con i filtri fisici. Poi ha le creme mani, ha le creme viso, le creme contorno occhi. Vorrei provare la crema contorno occhi di CeraVe, perché secondo me per il prezzo che ha è ottima. Ho sentito delle recensioni molto positive. Però quello che ricompro sempre, ho già comprato 2-3 confezioni, però dopo un po' mi stufo, quindi voglio cambiare, è il loro detergente per le pelli grasse. Già, detergente viso per le pelli grasse, è nella confezione verde, vi metto qua la foto, con il pH 5.5. Hanno anche la versione per le pelli secche, in crema, però a me serve soprattutto col forno, mi serve un gel per le pelli grasse. Vi dico che è ottimo, eh? Non vi secca la pelle. Ogni tanto lo utilizzavo anche per lavare le mani, oppure anche come bagno doccia, in senso, mi era comodissimo anche per andare via in vacanza, lo travasavo e lo utilizzavo sia per il viso che per il corpo, che va benissimo. E un boccettone grosso così, magari su 300-400 ml, mi costa 10 euro, cioè... Il rapporto qualità, quantità, prezzo è ottimo, veramente. Dateci un'occhiata ai prodotti CeraVe, perché secondo me sono molto molto validi. Se ce li avete nella vostra farmacia, anche se non vi ricordate, magari fate un giretto adesso, se fate un giretto in farmacia, insomma, dateci un'occhiata se hanno i prodotti di CeraVe, perché in tante farmacie li hanno portati proprio durante, diciamo, questo inizio anno 2020. Quindi CeraVe è assolutamente un marchio promosso e pian piano voglio scoprire altri loro prodotti. Bioniche. Di Bioniche non ho provato tantissime cose, vi dico la verità, ne ho provata 2-3, forse un crema corpo, un bagno doccia, qualcosa per il trucco, ma non mi ha convinto. E passiamo subito al prodotto top, la crema anticellulite. Cioè, rapporto qualità, quantità, prezzo, come per CeraVe di prima, è ottima, ottimo. Veramente, l'avevo vista questa crema sul blog di Clio, che ne parlava molto molto bene, ho detto vabbè dai, andiamo a vedere, e parlava appunto anche del prezzo, perché la confezione non è molto grande, però così vi finisce anche, no? Sarà 100 ml, 150 ml, vi metto comunque la foto, la confezione verde, verde mare, è ottima quella crema lì, è rassodante, fa quel leggero pizzicore, quindi non ha un effetto troppo caldo, troppo freddo, un effetto altalenante, diciamo, tra caldo e freddo, che vi fa alla fine piacere. Costa sui 7-8 euro, quindi la crema anticellulite da farmacia praticamente più economica che io conosca, perché di solito le creme, soprattutto quelle di somatoline, di guam, sono prezzate molto, hanno le range di prezzo molto molto alte, quelle di Collistar non ne parliamo. Il prezzo è ottimo, fa il suo lavoro, ci sono altre creme anticellulite che io vorrei provare. Bioniche in generale, secondo me con quella crema anticellulite ha fatto il centro. Ha fatto centro perché le confezioni sono, vi dicevo, sono piccole, quindi è bello applicare la crema anticellulite tutto l'anno, però quando è che corriamo ai ripari con la crema anticellulite, gli esercizi, la dieta, tipo nei mesi marzo, aprile, maggio, ecco. E io in quei mesi l'applicavo, cioè adesso per me la crema anticellulite non sopporto proprio, siamo a luglio, non sopporto più una crema io, veramente è troppo troppo caldo. E quella invece era ottima, davvero ottima, io ve la consiglio se non l'aveste ancora provato. E come facciamo a non parlare del brand Bioderma? Di Bioderma cosa avevo provato? Non mi ricordo più, vi metterò qualche best seller, ma non ho provato tante cose. Ho provato tutte le loro acque micellari, quella col tappo verde, quella col tappo azzurro, quella col tappo rosa. Quando sono uscite anni fa, quando è iniziato insomma questo boom di acqua micellare, Bioderma era il brand che rappresentava la categoria di prodotto, no? A momenti chiamavamo acqua micellare, la chiamavamo Bioderma, come succede con Rimmel, no? Sapete questo fenomeno? O con Silk Peel, cioè Silk Peel non è. Silk Peel si chiama l'epilatore, è la marca. Poi può essere di, appunto è di Brown, però lo chiamiamo Silk Peel di qualsiasi marca, anche se è di Lidl, per dire, lo chiamiamo Silk Peel lo stesso. Rimmel, qualcuno continua a chiamare mascara Rimmel perché Rimmel è stato il primo a far uscire il mascara, quindi questo fenomeno di chiamare il prodotto col nome dell'azienda, perché la prima azienda che lo ha ideato, forse sarebbe anche successo col Bioderma, però il mercato era troppo veloce e l'hanno sorpassata, adesso chiamerebbero Garnier. Però Bioderma, mi ricordo, è stato il primo marchio ad aver proposto l'acqua micellare, ed era l'acqua micellare utilizzata dai truccatori sui set, quindi era molto apprezzata, molto pubblicizzata. Per il prezzo che ha, al tempo quando non ce n'erano ancora nel commercio, andava benissimo. In commercio andava benissimo.
Però col tempo, con le nuove formule, con Garnier che ci propone l'acqua micellare a 3 euro, con le acque micellari bio, insomma abbiamo tante di quelle possibilità che non andiamo verso, diciamo Bioderma non ha niente in particolare, però per parlarvi del brand non posso non parlarne di acque micellari, perché per me è l'azienda che mi ha fatto scoprire questa tipologia di prodotto, e acque micellari di Bioderma sono veramente ottime. Vi dico la verità, anche il tempo di posa del dischetto di cotone sull'occhio, no? Dovete far agire l'acqua micellare prima di struccarvi, è inferiore rispetto alle altre acque micellari, quindi se ricercassi proprio questa tipologia di prodotto e vi dicessi voglio un top, Bioderma sicuramente è un buonissimo prodotto, quindi questo per me è il top del marchio Bioderma. Un altro marchio capelli, un altro marchio credo francese, Cloran, è un marchio che fa degli shampoo, dei balsami ottimi, veramente ottimi. Si presentano un po' come Alina Green, poi non mi ricordo più l'inci quanto siano green, non lo so, però anche loro mi sono serviti per avvicinarmi ad un'altra tipologia di prodotto, se prima era l'acqua micellare, in questo caso shampoo secco. I shampoo secco di Cloran erano famosissimi, anche quelli di Batiste, ma quelli di Cloran erano più di qualità, diciamo, erano più apprezzati per il livello qualitativo. Vi assicuro che sono buoni. Quello all'ortica, c'è cioè la versione sia travel size che la versione normale, ci sono le versioni colorate, quindi per le bionde e per le more, come il mio shampoo preferitissimo di Batiste che vi nomino sempre. E, per me sono un pochettino cari, però ne vale la pena. Durano anche un pochino di più rispetto agli shampoo secchi di Batiste e hanno all'interno un qualcosa tipo l'ortica che effettivamente aiuta l'estratto di ortica, la polvere di ortica, non so a che punto degli inci sono, però così è il claim del shampoo secco, del prodotto, del marchio. Applicandolo sulla cute effettivamente i capelli durano più a lungo ripuliti, diciamo, con questo shampoo secco per un giorno o due, più a lungo rispetto ad un Batiste. Io se uso lo shampoo secco di Batiste, dopo un giorno li devo lavare i capelli, basta, cioè non ce la fanno più. Per quelle 8 ore possono anche resistere a dare una parvenza di capelli puliti, poi basta. Con quello di Cloran, anche un giorno e mezzo, due. Non è che ce ne sia mai bisogno, però vi assicuro che quando avevo i capelli lunghi ce n'era bisogno, perché a volte magari non andavi di fretta, non potevi lavarteli per bene, non lo so, ogni giorno magari se testavi un nuovo shampoo, dopo un giorno diventavano più sporchi i capelli, diventavano grassi, quindi era un disastro, non potevi lavare i capelli un giorno sì, un giorno così lunghi, perché io ce li avevo davvero lunghi, se guardate i miei video vecchi. Quindi quello shampoo secco mi aiutava. Assolutamente, se dovessi ritrovarlo magari anche in offerta, perché è un pochettino caruccio, lo riprenderei. È l'ultimo marchio, ma non per importanza, anzi vi dico sempre, alla fine lasciamo qualcosa di succulento. È il marchio che non, a parte qua a Reggio Emilia, non è molto conosciuto. Tra l'altro saluto le ragazze Cinzia e Rosy di Reggio Emilia, speriamo di vederci presto, perché insomma siamo di qua, quindi dobbiamo vederci e fare un bel giretto insieme. Di cosa stavo parlando? Perché poi ho pensato a Cinzia e Rosy e mi sono emozionata. Ecco, il marchio che è conosciuto qua a Reggio Emilia perché lo stabilimento di produzione, tra l'altro piccolino, è proprio a Cavriago, provincia di Reggio Emilia, ed è il marchio Solimè. Non so se nelle altre città italiane è altrettanto conosciuto, vi dico la verità, però qua a Reggio Emilia, nelle province di Reggio Emilia, ci sono proprio dei negozi monomarca di Solimè. Vi assicuro che ho provato una volta in campioncino i loro prodotti, lo shampoo, è un marchio bio. Lo shampoo, balsamo, fanno anche delle creme cicatrizzanti, tutta la linea, tutta la loro linea è a base di colostro, poi hanno anche ampliato la linea, è molto interessante come azienda, se vi va andate a vedere, magari sul sito vi lascio giù nell'info box il loro sito. Però il prodotto che avevo provato in campioncino, avevo poi ricomprato tante volte e il quale ha aiutato, adesso vi dico perché, mi ha aiutato effettivamente nella mia beauty routine, è la crema mani. Costa un pochettino perché costa 50 ml, costano 8 euro, non è poco per una crema mani, però io mi sono accorta che mi andava ad indurire le unghie. Effettivamente ho detto a mia madre di provarla perché mia mamma ha le unghie veramente fragili, anch'io ce le ho molto, molto sottili, non sono di quelle unghie dure dure. Però con quella crema ho visto dei benefici perché l'applicavo soprattutto durante la giornata, insomma in ufficio, si assorbiva subito, quindi non mi creava quella patina. Lì per lì non ci ho fatto caso, ma ho finita la crema, però mi stanno crescendo le unghie, che bello!
un mese dopo ho provato altre cose, mi si rompevano. Ho detto, ma chissà, forse è stata quella crema lì. La ricompro, la riprovo, le unghie tornano dure di nuovo. Dico, cavolo, però allora funziona, fa qualcosa. Non so se è proprio il claim del prodotto crema mani unghie, però effettivamente ha funzionato. E l'odore non è buono, assolutamente. L'odore è di latte, di anche dei fermenti lattici, ecco, perché i fermenti lattici, come vi ho sempre detto in tutti i miei video, sulla mia pelle, si vede anche sulle unghie, sulle mani, ha degli effetti molto molto positivi, degli effetti benefici. Quindi quella crema lì sapeva proprio sì di yogurt, magari yogurt greco, insomma non è un odore più piacevole del mondo, ecco, se non sa di lamponi, yogurt greco bianco, però faceva il suo. Mi raccomando, andate a vedere questa azienda perché è molto molto interessante, fa anche tanti integratori e così vedete anche un po' il discorso del colostro, perché è molto interessante. Bene ragazzi, io vi saluto, spero che questa rubrica, anche questo terzo appuntamento vi sia piaciuto. Spero che vi siate divertiti, fatemi sapere qua nei commenti quali di questi prodotti avete provato, come vi dicevo prima, quali sono le chicche che potreste consigliarmi per i marchi nominati. Saluto tantissimo Sara, la ringrazio ancora per questa collaborazione che mi diverto sempre tantissimo a creare, a riprodurre. E niente, le mando un grosso abbraccio, abbraccio anche tutti voi, vecchi iscritti, nuovi iscritti. Fatemi sapere giù nei commenti, ecco, un'altra cosa che volevo chiedervi, lo chiedo verso la fine, magari dovrei chiederlo all'inizio, nel prossimo video lo farò, e fatemi sapere quali sono i video che vi piacerebbe vedere di più sul mio canale, perché vorrei ridimensionarmi un pochettino, alcuni video che magari vi piacciono da subito, poi non li seguite, vorrei, visto che siete voi il mio pubblico, siete voi le persone che mi guardano e che fanno parte del community di Rasumashka Beauty, vorrei portarvi contenuti che vi piacciono di più. Bene, dopo questa domanda vi saluto ancora e vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!